Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren e siamo arrivati al secondo game di questa serie tra Misfits e Fnatic. Fnatic partiti con il botto è un eufemismo, eh? Adam, nitroglicerina pura oggi. Sì, sono partiti tutti molto bene e soprattutto ci hanno dato una partita entusiasmante da osservare e da commentare, perché non erano partiti proprio col piede giusto all'interno del game, ma poi il game si è trasformato nel piede giusto all'interno della serie, perché i Fnatic sono riusciti a rispondere molto bene alla pressione di mappa impostata dai loro avversari e volta dopo volta vedevamo quel Renekton riuscire a trovare un gioco di mappa fantastico. Parlando del gioco di mappa e paragonando questa serie all'ultima che abbiamo visto, è palese che impatto negativo incredibile ci sia stato nella quarantena di Adam nella serie contro i Vitality, perché contro i Vitality Adam non stava proprio parlando col team. Non perché non potesse farlo, cioè non è un non stavano veramente parlando, ma si vedeva che l'effetto della comunicazione era totalmente inefficace. Vedevi Adam costantemente in sidelane a venire abbandonato, morire, non riuscire ad avere un impatto di mappa. Invece adesso ci hanno riportato un attimino con la memoria ai Fnatic che abbiamo visto all'inizio di questo summer, quei Fnatic che giocano in maniera iperaggressiva ma perché si fidano l'uno dell'altro. Alcuni degli highlight intanto sono stati il Rakan di Illisang. Illisang, lo sappiamo benissimo, il suo è uno dei migliori Rakan in assoluto in Europa, a detta di molti addirittura il migliore, ed è difficile anche cercare di dargli contro quando ti tira fuori performance del genere. La draft con il sesto uomo che tanto andiamo a lodare, Yamato, con Xayah e Rakan di nuovo inseriti in B2-3. Non c'è veramente una grande risposta a quei campioni ora come ora. No, sembrerebbe proprio di no, e questo crea un grosso problema, perché ora a breve sapremo anche su quale lato saranno i rispettivi team e quindi vedremo se ci sarà una modifica all'interno della draft, se Fnatic torneranno di nuovo blue side. Misfits, ricordiamo, avranno la scelta, quindi saranno loro a determinare se vanno confermato, blue side. Confermato red side per i Misfits. Ok, quindi torno su quel lato di mappa. La draft dovrà essere un po' diversa però. Un bel po' diversa, anche perché avranno l'opportunità di andare a giocare uno dei campioni in questo momento più dannatamente forti che ci siano, che mentre io mi strozzo in diretta, è Ashe in questo momento sta attraversando probabilmente il suo più grande periodo di grazia mai visto nella storia competitiva e non. Ashe attualmente ha un 20% di pick rate per un 53,2 di win rate, ma soprattutto in solo queue non esiste un singolo campione che abbia un win rate positivo contro Ashe. E la cosa assurda è che Kobe è anche famoso per giocare Ashe, non che non giochi Ezreal, sia ben chiaro. E che Ashe è busted, in questo momento Ashe è dannatamente forte. E quindi sei lì che chiedi, per quale motivo non stai giocando quello che è uno dei campioni più forti in assoluto all'interno della patch? E va bene, è facile da ingaggiare, puoi trovare modi per trovare lockdown nei suoi confronti. Dici Ezreal è un pochino più sicuro. In questo game non penso avrebbe fatto differenza quanto fosse sicuro Ezreal. Ezreal flashava e tirava l'Arcane Shift e non bastava. E soprattutto, che cos'è che ha reso forte Ashe all'interno dell'attuale patch? La build. La build da Arco Scudo e Speranza Perduta, che sta rappresentando per tantissimi campioni un perno solidissimo per giocare in questo momento a League of Legends. E i campioni che hanno tanta gittata, quindi Ashe e Varus, riescono a sfruttarla molto bene. Molti si chiedono perché non Caitlyn, semplicemente perché Caitlyn scala troppo bene con la D bonus per andare a buildare un hit, mentre campioni come Varus e Ashe, che hanno intanto steroidi sul danno un hit all'interno del loro kit e hanno anche la possibilità di sfruttare così bene una runa come la pioggia di lame, funzionano molto molto meglio. Tra l'altro, oggi ho scoperto una cosa orribile. Cioè? In questo momento, qual è la build più efficiente su Kindred? Ho paura a chiedere. No, perché si parlava di build. Oggi ho scoperto una cosa che mi ha letteralmente fritto il cervello. Ok, sentiamo. Kindred in questo momento è uno dei jungler più forti in solo queue, perché builda annientatore divino, piastre d'acciaio e speranza perduta. Sì, è molto divertente il fatto che il Divine Sunderer sia che così cosa? Forte. Cosa? Perché? Nerfate il Divine Sunderer. Vediamo se togliete la oggi. Di a base, per Quantis favore, prediction. Gentilmente. Sì, è da mo' che si chiede un nerf al Divine Sunderer. Per favore, nerfatelo davvero. Signori, ci siamo per il secondo game di oggi. Tra Fnatic e Misfits, e i Fnatic torneranno blue side, come abbiamo appena finito di sottolineare più volte. Misfits red side, una bella rivoluzione in draft è necessaria. Io voglio vedere i BTW in partite, anche Razor. Gentilmente fateli sedere se vogliono. Io non voglio vedere una Sinner draft. Io non voglio vedere una Sinner comp. Non voglio vedere una draft senza scaling. E in generale le draft senza scaling, ok, sono la nemesi di ogni color caster. Se volete spaventare un color caster e fargli Locate perdere una Sinner e Necton insieme. Notte di sonno in generale, fategli vedere una Sinner draft. Che poi quella era proprio l'apogeo di una Sinner draft, se non consideriamo lo scaling di Camille, perché c'erano tutti.
C'era Lee Sin, c'era LeBlanc, c'era Ezreal. Quadretto completo. Comunque viene bannato la Khan. E se abbiamo detto che è stato uno dei principali highlight dei Fnatic, quel ban già indica un cambiamento di direzione. Interessante scelta questa. Però Riviego rimane disponibile, viene prontamente selezionato. Una tonnellata di fiducia su Irith e Razork perché ripropongono Camille e Lee Sin. Te l'ho detto, non avere contro Rakan fa una grandissima differenza. Secondo me possono permettersi i Misfits di riproporre praticamente la stessa draft, però per l'amor di Dio fate giocare Scaling a Kobe. E possono andare a vincere attraverso quello. Infatti per adesso Bwipo, ovvio, over su Kai'Sa, pegno d'amore per la sua amata, ma non hanno problemi a lockare la stessa identica draft di prima. Vedono Renekton e dicono perché no. Tanto non dobbiamo dichiarare nulla per ora. E infatti viene selezionato Brom per il supporto. La corsia inferiore sarà ben più tranquilla. L'intento immagino fosse quello. Ok, selezioniamo Camille e Lee Sin. Tanto loro selezionano Renekton nella seconda rotazione. Se non mi strozzo da solo respirando. Nella seconda rotazione. Ti sei preso l'invidia un po', okay? Sì, perché che ti strozzi da solo non si sa come sull'aria. E anche io a quanto pare. Secondo me sai cosa? È lo studio qua. No, secondo me è semplice caster synergy. Quante volte ti sei chiesto se effettivamente quando sei a casa e dai di mignolo contro lo spigolo di un mobile non lo stia facendo anch'io da qualche parte nell'universo? Entanglement quantistico, i caster sono soggetti a questa cosa. Allora, te riderai adesso, ma ti giuro, ci sono stati dei momenti in cui a caso mi faceva malissimo il piede. E poteva tranquillamente essere il tuo mignolo. Vedi? Che si faceva male. Detto questo, signori, passiamo alla seconda fase dove i Misfits bannano Ezreal. E questa per i fan dei Misfits è un'ottima notizia. Orianna, ottimo il delivery system, già duplice in Camille e Lee Sin. I Misfits hanno cambiato registro. Qui si scala e si scala bene. E a questo punto, selezionando Orianna dalla tua, cosa andresti a proporre? Proponi adesso supporto oppure tiratore? Perché sai già qual è il supporto avversario. E magari... io onestamente andrei a prendere il tiratore, perché preferisci adattare il tuo support alla necessità di giocare teamfight. Ok. E vediamo che i Misfits, ok, Lee Sin per tenere a bada l'early game, ma hanno una composizione che vuole giocare tanto teamfight. Vedere Thresh ancora bannato. Siamo ad agosto. Siamo oltre la metà di agosto e Thresh è ancora un permaban. Per favore, Riot, fai qualcosa. È stato anche nerfato, ma con una delle placebate più allucinanti. È stato nerfato 4 volte. Detto questo, Trundle rimosso. Rimozione di Trundle, oh. Probabilmente per il ruolo di supporto. Trundle dà tanto fastidio a Brom. Vero. Ci sta. Molto intelligente come scelta. Adesso Misfits dalla loro, selezione per la corsia inferiore. Tristana stavolta è disponibile, quindi se vogliono andare sul tranquillo possono prendere lei, anche se contro Brom non è il massimo. No, troppo facile da gestire. Ash, eccola, l'abbiamo chiamata e finalmente è arrivata. Grazie della cortesia. Syndra disponibile per la mid lane, hai già draftato la Syndra top in Renekton, adesso drafta anche la Syndra mid in Syndra. E Tristana per Upset, che è stato uno dei suoi migliori campioni lungo la stagione regolare. E inoltre uno dei campioni che se la può giocare contro Ashe. Uno dei campioni che, pur avendo un win rate negativo, ha uno dei più alti win rate contro Ashe attualmente. No, no, Upset, quelli non si mangiano, quelli. Non va mica bene. Tendenzialmente è abbastanza tossico il gel di silice, quindi... Sì, particolarmente. Sylas sarà la chiusura sulla corsia centrale, quindi Nisqy ripropone lo stesso campione di prima. E ora sta ai Misfits a rispondere con il supporto. Misfits che contro quella composizione possono andare o su Thumb Kench e quindi andare a creare Hyper Peeling su Ashe, una corsia molto aggressiva, oppure Alistar, che è un ottimo delivery system, oppure Seraphine, ok, bloccata. Mi piace tantissimo quella Seraphine che dà alla corsia inferiore dei Misfits priorità totale. Auguri ad Upset, giocare quella corsia non sarà divertente per lui. È che sono Tristana Brom, scontro una composizione che subisce pesantemente l'hard engage. Sì, considera comunque che quando si arriva... Il punto qual è? Non è tanto il pattern di gioco nella totalità di quello che quei campioni possono fare. Chiaro. L'idea di giocare Ashe Seraphine contro la draft dei Fnatic è assicurarsi che quando i Fnatic vadano a provare quello che vogliono fare i loro campioni non abbiano le risorse per farlo bene. Assolutamente. È un Tristana Brom possono hard ingaggiare una Seraphine Ashe, ma se non hanno gli oggetti per far danno, quell'hard engage diventa un'occasione per i Misfits. E l'idea di base è baitare con alcune abilità chiave l'indistruttibile per poi andare a mettere giù un bis che vince team fight.
Non mi dispiace anche cercare di canalizzare un bis attraverso un ingaggio di onda d'urto con delivery system. Quindi i Misfits, l'abbiamo detto prima, hanno cambiato registro. Giocano scaling, giocano team fight, hanno una strategia diversa. Vediamo se funzionerà. Signori, l'idea c'è, adesso manca solo l'esecuzione da parte dei Misfits. Hai provato il primo game a tenerti le carte strette al petto, a non rivelare nulla. Adesso invece proponi qualcosa di ben diverso, che può permetterti di giocare le fasi avanzate di centrali di partita in maniera molto più comoda confronto col game precedente. Perché una delle cose che abbiamo più criticato nel game di prima era il fatto che Camille fosse l'unica condizione di scaling. Esattamente. E ora invece ne hai tre di condizioni di scaling. Quattro se consideri che Seraphine è un soft carry, tra virgolette, con quello che è il suo enorme potenziale di ingaggio, ma anche di kiting e quant'altro. Signore e signori, è il momento di entrare sulla banda degli evocatori. Per la seconda volta in questa serata andiamo a vedere insieme Fnatic contro Misfits. I lati della mappa li conoscete, i tag li conoscete, parola a voi, FNC win versus MSF win. E il tuo hashtag a chi va? Stavolta Misfits, hanno Ash, hanno Seraphine, adoro quella duo lane. Seraphine sorvegliante per lei, mi aspetto una build, oddio, in realtà mi aspettavo una build da Pietra Luna rinnovata all'inizio, così di istinto, ma c'è spazio per andare praticamente su qualsiasi mitico per lei, può tranquillamente andare anche su uno Shurelia. Cercare di abilitare quell'ingaggio frontale. Molto dipende da come la partita prosegue. Quella Seraphine è anche un pick intelligente perché non è costretta a scegliere una build prima di entrare in partita, ma può prendere i primi componenti, specchi di vetro di Bendel, una gemma infuocata, e poi scegliere come andarli a tradurre. Mm-mm. Aggiungo, sono anche componenti che, per il costo che hanno, a Seraphine fa anche piacere mettere. Cioè, è proprio un decorso comodo di build all'interno di questa partita. Sì, in generale quelli che sono gli oggetti da supporto per Seraphine vanno più che bene. E allora, parliamo velocemente di quella che è la sinergia tra Ashe e Seraphine. Seraphine ha un'interazione interessante con la sua E. Il modo in cui funziona è questo. Se un avversario non ha controlli addosso, non ha uno slow o nient'altro, una singola onda rallenta. La seconda onda, quella fatta con la passiva, cosa succede? Va a immobilizzare l'avversario. Se un avversario però sta subendo un rallentamento, come gli autoattacchi di Ashe, la prima onda ti immobilizza e la seconda onda ti stordisce. Esattamente. Questo significa che con un campione in grado di permarallentare gli avversari, come Ashe stessa, Seraphine funziona divinamente. Sai, voglio approfittare nei momenti morti di partita per delle rubriche per favore non provateci a casa, please don't try this at home, ovvero voglio dare delle cattive idee a chi ci sta seguendo per poi dire in maniera totalmente ipocrita per favore non fatelo a casa. Una delle migliori bottom lane che in questo momento stanno performando in solo queue è Seraphine Trundle. Con doppio sorvegliante e mandato imperiale su Trundle. Funziona divinamente se volete far pentire i vostri avversari di essere entrati in coda su League of Legends contro di voi. Non dipendi di base a entrare in coda su League of Legends, è così che mi dicono. Quello è vero, quello è vero, touché. Detto questo però, Irith e Adam di nuovo a tu per tu in questi primi livelli con priorità per Adam. Weepo però stavolta viene spottato, ed ecco uno dei grandi ruoli di Ashe all'interno del competitivo. Il falchetto cross jungle a 2.40. Significa che non importa quanti lumi hai piazzato o non hai piazzato, sai benissimo dove è il jungler nemico. Aia. Qua Adam ha un trade che era partito a favore, alla fine risulta un pochino più pesante del necessario a causa del colpo di torre. Bella risposta di Iris, questo lo aiuteranno un poco in fase di corsia. Radork in tutto ciò che controlla... Un avanti indietro, sì. Voleva assicurarsi che non ci fosse un setup preventivo da parte di Weepo verso largo granchio e che quindi avesse la libertà di andare a contestare quell'obiettivo, che... Data la priorità che stanno trovando Vander e Cobb, potrebbe trattarsi anche di doppio scuttle per Razork. Questo gli permetterebbe di iniziare molto meglio della partita precedente il tutto. Weepo mezzo campo dei Krug, però ha già perso lo scuttle. È tardi, e infatti decide di provare a gankare qua. Sei inferiore, trova l'immobilizzamento Vander. Cauto, considerato tutto bello. Stordimento, un secondo stordimento subito a seguire. Cobb è costretto subito a flashare e anche a usare la cura. E Cobb qui ha trattenuto troppo il flash all'inizio. Non esporti a quell'ingaggio, non scommettere sul fatto che gli avversari non vogliano prendere così in profondità. Razork inoltre torna nel suo quadrante inferiore per scongiurare un dive. Questo significa che Weepo, nonostante sia sotto visione, può cercare di traversare la mid lane e andare a contestare lo scuttle topside. Vitio può essere aggredito, ma Razork è a livello 4, 2v2. Non vogliono questo 2v2 i Fnatic. No. Deficit in livelli in giungla e deficit in risorse. Ma ora è un 3v2! Oh, sì, e questo è il grosso problema. Vitio è costretto subito a flashare attraverso il muro. Cercano di applicare il marchio e lo stordimento su Razork o Vitio, ma alla fine non ce la fanno. Weepo, ancora una volta rallentato.
Onda Sonica non è disponibile. Odialas arriva. E Vito è morto probabilmente. Attenzione, qua. Primo sangue trovato facilmente. Razzok qua si espone anche. Viene stordito ancora una volta. Sono due uccisioni per i Fnatic. Che cosa succede a Razzok e Vito? Che cosa succede in generale a Razzok? Intanto la sua accuracy sulle Q è Nidalee Jankos level al momento. Non riesce a connettere. Non riesce a connettere sugli avversari. Perdono tempo. Sono confusi sulla comunicazione. Sono spaventati dai Fnatic. E attenzione a Irith, perché ne patirà tanto le conseguenze. Adam qua subito pronto che si lancia in avanti per stordire, ma il rampino arriva giusto in tempo. Almeno riesce subito a sbalzarsi verso la trifronda. Quanto ha rischiato però? Voglio dire, sei lì, sei in mid lane, vedi un 2v2 favorevole che si trasforma in un 3v2. Disingaggio e vai sullo scuttle. Forza lo scambio sullo scuttle, avevi lo smite per prenderlo. Adam nel frattempo però viene reingaggiato. Irith riesce a mantenersi a bordo aggro della struttura e a non subire il trade back. Vogliono chiudere su Adam con Razzork. Ci vorranno provare sicuro, ma non è proprio semplice. Weepo è lì dietro. Razzork è stato spottato. L'onda sonica è fondamentale. Oh no! È stordito. È stato bello per Razzork. Oh Razzork. No! Si flash attraverso il muro per salvarsi almeno quello, ma... Razzork, che succede? Qui chi ti ha fatto del male? Weepo. Qui è stato bravo Weepo. Con tutto il rispetto per Razzork, l'idea del dive era molto buona, ma come Weepo sta leggendo la giungla avversaria oggi è davvero un livello superiore di lettura. L'inserimento topside, il voler prevenire il dive. Weepo, sappiamo una cosa del suo passato da top laner: era il miglior wave manager europeo. Sappiamo che la sua gestione delle ondate si è sempre dimostrata di gran lunga superiore a qualsiasi altro top laner della Lega. E se c'è qualcuno che sa interpretare quando un push di un'ondata significa dive, quel qualcuno è Weepo. Insan qua che para perfettamente tutta la Rust di Vander e Cobb. Preciso, perfetto e chirurgico. Ondata di Minion che pusherà anche nella direzione dei Fnatic, quindi non proprio il massimo per i Misfits, a meno che non vogliono creare un'occasione nei prossimi minuti, ma non sembra essere il caso. Anzi, sono i Fnatic che stanno creando l'occasione qua. Infatti, visione di controllo in apertura sull'inserimento laterale di Niski. Oh, pronti con la freccia, lo stordimento non va a segno, ma alla fine il regicidio e le catene passano e avanzano. La freccia era una freccia d'avvertimento. Era un... Avessi usato la freccia, saresti morta così in fretta che non c'era neanche gusto a ucciderti. Beh, Niski in questo caso... Tra l'altro con una skin freliordiana per Sylas, molto narrativamente coerente. 1v2. Oh, onda d'urto qua, Niski viene trovato fuori posizione, è eliminato per mano di Razzork. Ma ora con Irisang lì presente possono trovare il trade back. Suprema di Viego che purtroppo va corta, questo è un grosso peccato. Irisang alla fine viene un po' danneggiato, niente di eccessivo. Weepo qua invisibile, però Razzork che subisce tutti i colpi stordenti e regala Weepo un nuovo corpo. Regala Weepo l'occasione per una doppia! Nice champ. Scusami, ma non mi viene nient'altro da dire. No, perché quello era un 2v3 da parte dei Fnatic, eppure Weepo aveva mancato tutto ciò che si poteva mancare nell'ingaggio di apertura. Adam adesso Dominus scade, Irith vorrebbe provare a contestare ma non può farlo, non ha la salute. Vander cerca di spostarsi per dare manforte al suo top laner. Nel frattempo Adam ha fatto perdere 800 minion e... A meno non l'esperienza. Adam non danneggia ovviamente gli avversari, preferisce andarsene, ma... Nex è coltivato per immobilizzarlo. Adam alla fine cadrà per mano di Irith. Sono un po' di risorse sul top laner dei Misfits. Sì, sei riuscito a salvare il tuo acquario. Nell'incendio. L'ingaggio è stato davvero sconsiderato. Non ha minimamente rispettato la possibilità di reinserimento nei suoi confronti. Poteva camminare verso la mid lane. Fortuna per i Fnatic, quanto successo ha poi abilitato le uccisioni per Weepo. E qui abbiamo visto appunto quanto Razzork non ha avuto niente. Cioè Razzork non ho capito davvero che cosa abbia fatto. Ha camminato avanti e indietro cercando di prendere botte dai suoi avversari. Non so se ti è mai successo i campionati di non si muove foglia durante le assemblee d'istituto. Nel liceo. No, non so cosa sia questa, mi è nuova. Ecco, allora praticamente ci sono due file di studenti, molto molto lunghe perché assemblee di istituto c'è tanta gente. Chiaro. E uno studente deve passare correndo in mezzo alle due file di studenti. Perfetto. Mentre tutti gli studenti lo stanno picchiando selvaggiamente nel frattempo. Chi arriva prima alla fine, chi arriva per primo alla fine, in questa corsa a ostacoli praticamente studentesca, vince. Razzork mi ha dato un pochettino quell'idea. Beh... Sì, comprensibilissimo. Per ora, è brutto a dirsi, ma vedere un Lee Sin giocato così fa veramente strano. Purtroppo qua... è totalmente fuori fase, sono d'accordo con te. Se Lee Sin non funziona una volta, forse è il caso di cambiarlo. Al secondo tentativo dici ci provi perché dici magari era quella scaling bot lane che faceva la differenza, non è stato Lee Sin. No, è Lee Sin. Mettete Razzork su qualcosa di
diverso. Qualcosa che possa magari tankare di più la partita andata male. Un campione che, se va male all'early game, almeno può rientrare in gioco. Capisci? Esatto. Perché sono ancora stupito che... intanto qui un trade topside. Quasi trova solo kill, mamma mia. Intanto qui un bel trade topside. Perché c'è anche Niski con il sombrero, attenzione. Ce lo potrebbe fare? Niente. Oh, troppo distante Irith. Rapine è già disponibile, quindi non ci prova nemmeno a inseguire. Sono comunque placcature! Dicevamo, mentre Adam sta di nuovo purtroppo bullizzando Irith, campioni come Lee Sin, ok che in questo momento sono al top del meta, ma il trade con Viego non lo reggono all'interno della partita. Hanno un early game paragonabile a quello di Viego e scalano peggio. Attenzione! Ah, bello il tentativo di ingaggio, alla fine vanno a immobilizzare Cobbe. Lo stordimento c'è, upset preciso, perfetto, pronto con il salto razzo. La risposta finalmente arriva, però Buip è presente in zona, vuole minacciare, Vandre con un ottimo flash, Razor troll onda sonica, vuole il colpo risonante, viene immobilizzato prontamente, Yisang lo va a difendere immediatamente, bello stordimento. Oh, calcio, rischia grosso, bravo Razor, questo è quello che ci aspettiamo da parte tua. Yisang cadrà per mano di Vandre, upset fugge via con il salto razzo. Questo è quello che ci si aspetta in media dai Misfits. Questi sono i Misfits. Bene sì, i Misfits riescono a rientrare in partita. Grande azione in corsia inferiore. Bloccano l'ingresso di Buivo che stava diventando un pochettino ingestibile. Riescono a trovare due uccisioni, riescono a distribuire purtroppo non benissimo le uccisioni, ma le placcature in seguito, in modo da dare un po' di agency a Cobbe all'interno della partita. E nel frattempo si prendono anche un drago. Illisang flash, ma purtroppo suprema svirgolata da parte sua. Buono il bis da parte di Vander, ha forzato la purificazione e upset poi nel follow up viene bloccato dalla freccia di cristallo incantata. Altro grande benefit della duo lane Ashe Seraphine, non solo l'interazione tra le abilità di base, ma la catena di follow up che possono creare le due supreme. E qui Razork si è fatto appena perdonare tutto quello che ha fatto prima all'interno del game. Sì. Quel calcio era fantastico. A dir poco. Ed è questo il modo in cui devi giocare con tutta questa composizione. Front to back, aspetta, gli avversari devono inserirsi, devono venire loro da te. Esatto. Non c'è bisogno di esporsi. Questo è un ottimo momento adesso perché i Misfits erano sotto i 2300 gold. Ora sono 400 gold scarsi, da una singola azione. E questa serie aspettiamocela grosso modo così. Sono due team resilienti, sono due team che non disdegnano lo scontro. Così come Adam ci sta dimostrando topside, ma arrivano un sacco di TP. Ex ultimatum, tutti inseriti qua, vogliono uccidere Adam a tutti i costi. Wigo era già pronto a ingaggiare, onda d'urto perfetta da parte di Vitio. L'inserimento arriva, l'onda sonica purtroppo va corta, ma non è necessario quando Vitio trova le uccisioni. Niski adesso che si espone tantissimo, il regicidio lo va quasi a salvare, ma non va ad eliminare Orianna! E signori, guardate quel tabellone! Guardate quel tabellone che recitava 5 a 2 fino a 2 minuti fa. 5 a 7, i Misfits sono di nuovo in game. Gold lead di 1200 unità per loro. I coniglietti mannari sono usciti dalle loro tane. E Razork evidentemente ci ha sentito, perché sembra averla presa sul personale. Mamma mia. Possiamo continuare a insultarlo? Così vince la serie? Non lo so, perché considerando tutto... Noi non insultiamo, noi siamo caster, noi facciamo commenti tecnici a volte un po' troppo spontanei. Detto questo, però, sì, Adam si è trovato tra troppe incudini, troppi martelli. Qui ho provato l'inserimento sul fianco, ma hanno sottovalutato l'impatto di Orianna, che già in questa fase di partita riesce a mettere giù dei bei danni. Razork, le sue Q ancora non sono proprio precisissime, ma ci pensano i suoi alleati comunque a far valere l'azione. Mamma, quanto ha rischiato Vitio. Messaggero ha beccato topside qua, Irith che prova a zonare immediatamente Adam per eliminare il messaggero. Questa è un'ottima cosa. Il messaggero stava scadendo purtroppo. Wipo ha dovuto evocarlo a metà corsia e... Hai dato 25 gold a Irith con quel messaggero. Niente di più, niente di meno. E una carica in più sugli Eterni. Oh, importante. È vero, è vero. Conta come mostro epico ucciso. Non si sa perché. Cioè... Beh, un'evocazione... Però che in effetti non ha senso. Va bene, parliamo qua, dopo. Va per lo stordimento di Dani. Upset viene immobilizzato. E qua bel dive, Fnatic. Bel dive. Yikes. Bravo Upset, proprio. Questo era proprio yikes. Non c'è altro modo per dirlo. Siamo nell'universo in cui nella mente di Upset si è formulato il pensiero divare Seraphine Ashe una buona idea in questo momento. C'è da dire che Seraphine non era sotto visione, eh? Non sapevano dove fosse. Ok, ma se non la vedi devi aspettartelo. Ah, sì, assolutamente d'accordo su questo. Però non devi dirla a me, devi dirla ai Fnatic. Mando un SMS più tardi, però yeah. Non proprio il massimo da parte della duo lane dei Fnatic, specialmente con la purificazione che non era disponibile. La purificazione è tornata disponibile 5 secondi dopo la morte di Upset.
E quindi stavi comunque giocando col fuoco. Infatti mi stavo chiedendo perché non l'avessi utilizzata. Immaginavo fosse per il classico discorso: sono morto, non no, ne vale no, la no, pena. No, non c'era proprio. Non l'aveva disponibile ed è tornata 5 secondi dopo la sua morte. Questo è pesante. Prima torre conquistata, Potside. Ash, quando torna in base, chissà quanti cavolo di soldi avrà. Abbastanza per un arco scudo immortale, questo è poco ma sicuro. Irith intanto rischia topside invece. Il rampino però è pronto, oh e va a intercettare. Oh mio Dio, quello wow. Stun! Bravo Bipo, ha preso un sacco di tempo qua per la sua squadra, per permettere l'arrivo di Niski e Adam. Easy peasy kill. E ok, quello stordimento attraverso i minion è stato fantastico da parte sua. Veramente, veramente fantastico. Cito, prendono un pochettino di agency topside, però stavolta i Fnatic non hanno la certezza che questa topside agency si possa tradurre in una partita matematicamente vinta. Botside, Ash ha chiuso l'arco scudo immortale e Serafine da quell'azione ha chiuso la pietra di Luna rinnovata. Questo in cosa si traduce? Si traduce in una composizione dei Misfits che, se decide di combattere a lungo, adesso ha gli strumenti per farlo. E attenzione allo scontro. Niski qua che viene minacciato minimo da Razork. La Sonica che va a vuoto, teletrasporti in entrata per partire per il fight. L'ha preso Serafin! E arriva qua Serafin, riesce a prendere il messaggero della Landa in tutto ciò. Razork immobilizzato, l'onda d'urto per bloccarne tre. Vitio salva la situazione e Adam sta rischiando grosso. Vitio trova la prima uccisione, i danni di Bwipo. E ora con l'inserimento di Upset possono rigirarsi, ma su chi si rigirano? Renekton è il secondo a cadere, Upset che viene rallentato, Cobbe parte all'inseguimento. I rallentamenti ci sono, i colpi stordenti però vanno a segno. L'indistruttibile ha preso un sacco di tempo, una triple uccisione per Upset che viene subito intercettata. Vander continua a curare, Irith è ancora qui presente a combattere, triple uccisione anche per lui, flash attraverso il muro da parte di Irith per avere vita salva. Che cosa stiamo guardando? Una bella partita di League of Legends, caro Lapo. Questa è una partita che ha messo il turbo a quella che già prima era una partita incredibile. Oh mio Dio, che scambio, signori, rivediamolo perché è successo davvero di tutto. Vander ha rubato il messaggero a Bwipo, non proprio preciso, evidentemente. Quei 17 HP vedono il messaggero entrare nel bis di Serafin. E ok, può non piacerti la musica pop di Serafin, però addirittura morirci da una sua performance in questo modo mi sembra una critica un po' troppo eccessiva, Harold. Ma ne parleremo dopo, perché guarda qui, guarda Cobbe. Ok, l'ha preso Cobbe. Sì, sì, l'ha preso Cobbe. Stavolta è molto meglio, perché anche in caso di evocazione disperata, se i soldi li prende tutti l'ADC sei felicissimo. Il Lissang è stato bravo a trovare il marchio e lo stordimento verso la tripla. Tristana purtroppo ha provato a saltare attraverso il muro, si è presa un protocollo di precisione nella nuca e non è stato piacevolissimo. Qua torre centrale, quindi Misfits ben contenti. Drago della Nuvola adesso anche abbattuto e sbloccano una landa montuosa. Pressione e capocciata interna. Ha chiuso l'occhio. Ha chiuso l'occhio davanti a Sylas. Diego non ha avuto un ruolo molto protagonistico all'interno di quel fight. Diciamo che non dico morirci, ma essere esploso in apertura non è stato proprio il massimo. Non l'ha aiutato a fare danno, senza ombra di dubbio. L'assenza di una barra degli HP purtroppo non era proprio il massimo per lui. Perdonami, ma questo game è partito con Razork che era inesistente e adesso lo vediamo 4-3-3 che sta superando la presenza di Bwipo tutto tondo. E ha recuperato anche in farm, ha recuperato da tutti i punti di vista. E questo è il momento in cui Lee Sin deve farsi valere, quindi è adesso che vogliamo vedere Razork tirare fuori i denti e le unghie. Irith, che parlando di persone che hanno recuperato, 4-1-3 adesso questa Camille, è riuscita a raccogliere tantissimo dalle varie schermaglie. E adesso però viene aggredita da Adam e non è detto che riesca a salvarsi. Never mind, bel rampino. Su questi rampini sta insegnando tanto Irith. Upset però che decide subito di andarlo ad aggredire. Qua Sotrazzo dovrebbe dargli il reset. Un altro rampino perfetto, timing fenomenale, e hanno preso un sacco di tempo. Sì, qua pressione mid lane, sarà torre interna in corsia centrale con anche Vander che si tanca un po' la torre in modo da permettere che l'ondata venga indebolita in maniera meno celere. Devo dire che Irith sta mettendo in campo dei rampini che sono opera d'arte, regola d'arte per lui, non riescono a chiudere nei suoi confronti. 4-1-3, quanto tempo sta prendendo questa Camille in topside? Misfits ora anche con la priorità botside. Vitio decide di andare per il Lyandry e in questo caso comprensibile considerato l'ability Ace che va a portare dalla sua. Vuole andare per una build in cui continua a spammare e a mettere scudi, spammare e a mettere scudi. Anche perché comunque Renekton, Viego, Sylas, Brom, HP sui quali lavorare stavolta ce ne hai. Ce ne hai finché vuoi. Persino Sylas. Appunto con quel gelo perenne e poi l'incipit di Morello Nomicon. Non va a soddisfare l'amplificazione massima di danno, ma comunque tiene un ottimo ramp up.
mi sfizzona con lo spostamento verso il lato superiore di mappa. L'ultima torre esterna è proprio quella della top lane. Sarebbe il caso di sbloccarla per facilitargli il lavoro attorno al Baron, no? Attualmente sembra tra l'altro essere l'unico perno. Cioè, non solo è opportuno sbloccarla per l'obiettivo, ma non hai molto altro da fare sulla mappa. Quindi, certo, devi contestare Adam, che non lascia stare la pressione un solo attimo. Adam 0-3-1, di certo non una partita felice come la precedente. Oh, oh. Di nuovo in 5 su Irith. Capisco l'idea, ma questo è accanimento non necessario. Beh, cioè, trovi uno shutdown grosso. Però il resto della mappa non hanno ottenuto nulla. I Misfits purtroppo sono sparsi e non avevano ancora la pressione positiva. Per questo non è accanimento da parte dei Fnatic, perché era anche per loro l'unica cosa da fare. Il teletrasporto di Nischi è stato investito in tutto questo, però. Quello è vero, infatti mi chiedo dove vogliono metterlo adesso. Probabilmente vogliono andare a stallare la situazione attraverso la topside. Mancano 2 minuti al prossimo drago. Tra l'altro i Misfits, in questo che sfortuna, nel momento in cui sono loro ad avere priorità sui draghi perché draftano un'ottima duo lane, si trovano con una landa montuosa che non è di certo utile come quella infernale nel game 1. Diciamo che gli facilita un minimo almeno la capacità di sopravvivenza. Quello sì. Cioè, almeno quello riesce a farlo in maniera più semplice e più immediata, soprattutto contro una composizione che ha tanto danno sostenuto e sì, può bastarti, ma fino a un certo punto, cioè sì. Deve concentrarsi per farlo, ecco. Deve fare focus fire su una singola persona e se non riesce a ucciderlo, non dico sei fregato, ma sei messo male. Anche perché significherebbe sprecare tantissimi cooldown, quindi dare la possibilità poi agli avversari per un contropiede. Scopre Razork, Vander, trittico centrale. Razork, non abbiamo parlato di una cosa, ovvero in una formazione che vuole giocare molto front to back, Lee Sin è anche un'ottima arma di disingaggio nel mid to late game, quindi sì. Non è un Lee Sin che perderà la sua utilità all'interno della partita come nella partita precedente. Ha un ruolo molto più completo. Mm-mm. È per questo che parlavamo prima del fatto che devono giocare front to back, perché tutti possono abilitare questo stile di gioco. Ogni singolo membro all'interno della squadra dei Misfits. Persino Camille con la Suprema può creare spacing, esatto, per essere la squadra. E con i suoi rampini avere anche vita salva per raccontarlo subito dopo. Vogliono provare a spostarsi bot side. Torre interna, vogliono minacciare Renekton. Tanti membri dei Fnatic per contestare questa azione, quindi alla fine ne esci fuori con un nulla di fatto, ma con informazioni sui Fnatic e su come stanno impostando le rotazioni. 20 secondi al drago del Soul Point. Vogliono chiudere su Vander. Possono provarci anche a riuscirci senza problemi. Arriva il Beast, ma soltanto sull'indistruttibile. Vander viene abbattuto. La freccia di Ash c'è anche. E ora Razor, che è costretto subito a scattare difensivamente. Misfits qua perdono un membro chiave. Bravo Illisang, flash in avanti per i morsi del gelo. E non siamo abituati a vedere un Brom giocato in maniera così iperaggressiva. Siamo abituati a vedere Brom principalmente come una fonte di peeling e non come un playmaker hard engager. Ma è Illisang, il suo Brom praticamente è un Rakan coi baffi. E ci piace vederlo così, perché comunque sono delle azioni che neanche gli avversari si aspettano di dover fronteggiare. Ora mi sono immaginato Rakan coi baffi. El Rakan, lo vorrei tantissimo. Vorrei tantissimo, veramente, veramente tanto. Anche, c'è anche la skin line precisa, quella da Luchador. Esatto. Mamma mia, ora lo voglio davvero tantissimo, ancora di più. E rivediamo l'azione. Perché inizialmente sembrava che, con tutto quello che avevano messo giù in campo, avessero la possibilità di salvarsi. Ma Vander è stato stordito a catena prima ancora di poter flashare, prima ancora di potersi avvicinare a quel muro per poterlo flashare. Sono stati davvero bravi Fnatic lì. Qua ancora una volta tentano l'ingaggio su Vander. Va a vuoto però qua da parte dei Fnatic. Quipo qua che è un pochino eccessivo nei confronti di Vitio. Potrebbero cercare il seguimento. Arriva il tentativo di immobilizzamento ai danni di San Calcio del Dragone per trovare il lockdown su Upset. Irith si lancia in avanti, vogliono trovare l'ondo tutto. La trovano su 3! Il danno è colossale! Nischi si è lanciato in backline, ma una scelta disperata. In tutto ciò Adam almeno riesce a rispondere, abbattendo il midlaner avversario. Viene immobilizzato Sylas ancora una volta. E i Fnatic perdono un loro membro. Non uno, non due, non tre, ma quattro! Uno solo è rimasto in vita. E ora i Misfits prendono e vanno al Baron. Quell'onda d'urto da parte di Vitio era tremendamente sexy. È riuscito a trovare un angolo perfetto ed è riuscito a trovare dei danni enormi con una build da Yandri, che non è la build che siamo abituati a vedere da burst più esplosivo. Eppure quando vai a scalare sul potere magico di uno scettro dell'arcangelo, rivediamo un attimino il preview di Razork, il suo punto di vista per capire com'è andata. Hanno dovuto giocare anche buona parte del fight in assenza di visione sui loro avversari, ma il delivery, l'onda d'urto e l'inserimento in profondità. Razork ha dovuto giocare con pochissime informazioni ed è riuscito a mettere in piedi uno show spettacolare.
si è lanciato in avanti per intercettare il colpo di catene di Sylas e impedire che venisse ingaggiato Kobe. Quell'ultimo movimento me l'ero perso, ma rivederlo dal suo punto di vista è stato ancora più bello meccanicamente. Oh, limoli, Razork! Si stanno riprendendo i Misfits. Lenti, ma decisi. Se questo secondo game già fa capire quello che è il loro vero potenziale. Ed è quello che volevamo da questa serie, ed è quello che vogliamo da ogni serie. L'abbiamo detto, il livello di tutti i team è assolutamente paragonabile. Vogliamo delle serie combattute, vogliamo dei bagni di sangue. E parlando di bagni di sangue, siamo a 29 kill in 25 quasi minuti. Direi che per quello ci siamo. Assolutamente. Misfits tutti insieme, allegramente, su quella corsia centrale. Devono guarda ancora ricollare Upset e Illisang. Esatto, la serie andrà a fine. Mm-mm. Senza troppi problemi, oltretutto Buipo sta arrivando sul fianco, ma i Misfits completeranno l'imitore, mi sa, ce la fanno anche in tempo, forse. Nischi è riuscito a rubare il bis, eh? Questo è pericoloso, attento allo stordimento Buipo, non va a segno. Razork che ha ingaggiato un ottimo bis, ma Nischi sta rischiando tantissimo. Oh, Adam in mezzo alla backline, Kobe, basso in salute, continua a kaitare per quanto viene possibile, prova a prendere tempo, extra ultimatum per andare a isolare Buipo. Razork! E alla fine Kobe ancora vivo! Non so come, ma Kobe ancora vivo! Quello che ha fatto Razork nel frattempo alla backline dei Misfits non era morale. Possono andare a chiudere la partita. Ce la fanno senza problemi. Che Fanatic danni. Qua che purtroppo si vedono la base distrutta di fronte al loro muso. Signore e signori, i Misfits hanno appena reso questa partita una serie, perché adesso andiamo sull'1-1. Vi ringrazio, Misfits, perché ero un po' preoccupato dopo il primo game. E invece niente preoccupazioni, caro Lapo. 1-1, palla al centro, tutto da rifare per i Fnatic. Bravi, bravi Misfits. Che partita, che coordinazione. E quando parlavamo di dover cambiare il tenore di gioco, quando volevamo vedere lo scaling da parte di questi Misfits, è esattamente per azioni del genere. Volevamo vedere campioni con danni e responsabilità importanti e ce li hanno mostrati. Questa partita ha fatto una grossa differenza, anche per tutti i Misfits. Poter resettare a questo modo il mental aiuta e non poco. Già, non è una di quelle situazioni in cui i Fnatic prendono, si trovano una lose come prima partita e dicono oh cavolo che succede. Saranno comunque molto tranquilli quando rientrano negli spogliatoi. Allo stesso tempo devi pensare, questo game ce l'avevamo sotto controllo nell'early game un minimo, perché avevi comunque messo Razork molto indietro, topside stava subendo veramente tanto Camille, Tristana botlane le avevano anche abilitato un paio di uccisioni in early, sì. E poi è crollato tutto di colpo. Castello di carte che ha iniziato a crollare probabilmente con quelle due uccisioni trovate in corsia inferiore grazie a un ottimo calcio da parte di Razork. Sì. E dobbiamo discutere di alcuni degli elementi che ci portiamo noi a casa da una partita del genere. Intanto la draft. Adesso, so che spesso e volentieri, essendo il color caster, è il l'aveva mio ruolo detto. Fare quello saccente. Io sono quello che qui deve essere antipatico e saccente. L'aveva detto! Ma quella Ashe in corsia inferiore ha dato un tono decisamente diverso alla duo lane dei Misfits. Ho trovato invece creativo e interessante l'inserimento di Seraphine. Non era un pick che mi aspettavo di vedere in questa partita, ma ha dato quella pressione extra che ha permesso ai Misfits di non dover giocare delle side lane entrambe perdenti, una volta che avevi già trovato l'handshake sul matchup Camille Renekton. Orianna, anche lì, ok contro Sylas, se la cava molto meglio di LeBlanc, intanto riesce a gestirlo comunque bene nei primi livelli. Poi diventa un gioco di priorità tra il livello 4 e il livello 8. Dal livello 9 in poi Orianna inizia a mettere i primi rank su altre abilità oltre al suo comando attacco e da lì vediamo un Orianna iniziare a dare tanta utilità, tanto danno d'area, tanto potere da teamfight. Per questo i Misfits, che si erano incastrati nella transizione dall'early al mid game, in questa partita avevano gli strumenti giusti per rientrare in partita. Aggiungo una cosa. Informazioni che abbiamo preso dai Fnatic nella serie contro i Vitality, i Fnatic vogliono giocare blue side. E se i Misfits per due partite di fila hanno deciso di giocare red side, hanno imparato, hanno prima perso e poi vinto, adesso i Fnatic che fanno? Potrebbero provare a cambiare side, forse. Perché ricordiamo, siamo nel loser bracket, adesso se cominci a essere minacciato devi cominciare anche a rispondere a tono. Esatto. E qua è stato l'unico momento in cui non ho davvero compreso Razork. Proprio il modo in cui si è affacciato. Scivoloni, chiamiamoli semplicemente così. Hanno provato uno scambio che non ha funzionato. Razork l'avanti e indietro senza fare danno è quello che più mi ha lasciato perplesso. Irith qua che veniva costantemente aggredito. Questo è stato il primo trade estremamente favorevole in cui hanno isolato Adam in apertura per poi rigirarsi su Nischi e Buipo. Con comunque l'onda d'urto a fare da direttore d'orchestra. Quindi se dobbiamo parlare di un video che nella prima partita non aveva avuto tutto questo impatto con LeBlanc, una volta che si sposta nuovamente su un mago da controllo, quell'impatto ce l'ha e come.
Razork, appena inoltre si è reso conto di avere un po' di risorse della sua, gli abbiamo visto cercare una profondità incredibile. Vander che ruba il messaggero. Io avevo avvisato i fan dei Fnatic di doversi preoccupare ogni volta che vedevano i Fnatic davanti a un messaggero della Landa, e purtroppo questa partita sembra avermi dato ragione. Anche perché non è il primo che si vanno a sgraffignare in questo modo i Misfits. Questo inoltre, a differenza della partita precedente dove l'aveva dovuto raccogliere Vander con Galio, l'ha preso anche Kobe. Un avanti e indietro interessantissimo. Upset che aveva trovato la tripla uccisione. E forse la cosa più importante da notare è che hanno ucciso Upset prima che uscisse dal combattimento. Quindi almeno Irith non ha preso lo shutdown con la sua doppia di quelle tre kill che ha preso Upset. Ricordiamo, perché una taglia si vada a materializzare sulla testa di qualcuno, il combattimento deve essere finito. E quindi almeno non... Si sono trovati, ecco, a piangere da un occhio i Fnatic. A piangere da un occhio lì. È qui dove sono arrivati invece a piangere da due occhi, e probabilmente dovevano chiedere anche qualche occhio in prestito per poterci piangere con quello. Oh, questa onda d'urto. Definirla artistica è un eufemismo. Poi Kobe poteva essere lasciato a se stesso, perché Nisqy sì, è una minaccia, ma grazie alla Wits End non è così grossa per Ashe. Quella qui in avanti di Razork per intercettare a mo' di signor presidente l'ingaggio di Sylas su Ashe è stata così bella. Tempismo magnifico. E sono tristissimo che non ci abbiano fatto vedere l'azione finale in base, perché in quell'azione Razork ha tirato un'altra smurfata meccanica in 1v2 contro la duo lane avversaria per isolarla e non permettere a Tristana di far danno. Infatti, se andiamo a vedere i danni generali, stavolta i Misfits hanno avuto un tono molto più aggressivo. Assolutamente. E uno dei modi in cui sono riusciti anche a fare il grosso del loro lavoro era Weepo. Weepo purtroppo, l'abbiamo visto nell'ultimo replay che abbiamo appena finito di vedere, è stato il primo a provare a inserirsi forzando un flash per cercare l'ingaggio di violenza su Orianna. Capisco l'idea, capisco l'intento, vuoi provare ad aggredire qua. Vediamo proprio il replay dell'azione in cui Razork ha fatto grosse cose. Adoro i replay in Pro View, perché sono intanto dei replay molto più utili dei replay normali per noi caster. Noi caster siamo abituati a vedere l'azione senza la nebbia di guerra, quindi ci viene difficilissimo valutare effettivamente quante informazioni avesse il giocatore in fase di ingaggio. E qui l'abbiamo visto. Razork si è trovato a giocare praticamente attorno a dei fotogrammi singoli, ed è comunque bastato. Appena ha visto le persone nel punto giusto, Vitio, sfera su di me, che pensi mi, si è lanciato in profondità, è riuscito a trovare l'angolo perfetto, perché poi era un angolo che era stato generato anche artificialmente dall'ultimatum Maxtech. Camilla aveva isolato un bersaglio, due alleati erano andati lì a proteggerlo, creando una schermatura a uomo, però purtroppo non è così che devi giocare contro Orianna, perché schermatura a uomo significa ci stiamo prendendo in tre l'esplosione di una granata, non è proprio piacevole come risultato. No, per niente. Adesso che cosa ti aspetti? Perché voglio dire, abbiamo discusso molto su cosa serviva ai Misfits cambiare, l'hanno cambiato e ha funzionato. Ora cosa cambiano i Fnatic piuttosto per rientrare in partita? Allora, Viego rimane comunque una risorsa importante, ha aiutato veramente tanto in early game, quindi non penso che andranno a cambiare molto sotto quel punto di vista. Mi immagino piuttosto uno spostamento di attenzioni verso la bot lane. Hanno dato molta più attenzione alla top lane a livello di draft, sto parlando. Abbiamo visto quel Renekton piccato come secondo pick. Soprattutto quello... no Xayah Rakan in sto game. Già il fatto che non avere Xayah Rakan era un problema, ma anche proprio cedere la possibilità di scegliere Ashe ha fatto male, sì. E si è visto. Che dire, signore e signori, noi ci prendiamo una breve pausa e torniamo fra pochissimo per il terzo game di questa serie. What a great game, everyone. I think I know what you need. Here, catch. Not again. Not again. Even the biggest champ needs a break.